La comunità delle api. La vita di un alveare si basa sulla suddivisione di tre caste, ape regina, ape operaia e fuchi, che si aiutano e si integrano a vicenda per la sopravvivenza della comunità. Le api operaie costituiscono il gruppo più numeroso della colonia. Alcuni giorni dopo la loro nascita, le operaie si occupano della pulizia delle celle. A partire dal terzo giorno cominciano ad occuparsi della covata, nutrendo le larve con polline e miele. Compiono inoltre altre mansioni, quali la ventilazione, la guardia, la costruzione dei favi. La regina è l'unica femmina feconda della colonia. Ha l'addome molto allungato e deve soltanto provvedere alla deposizione delle uova. La regina esce dall'alveare per il suo volo nuziale, inseguita da un gran numero di maschi. Riescono a raggiungerla e fecondarla solo i più forti e i più validi. Dopo pochi giorni la regina comincia a deporre le uova. Il maschio dell'ape, il fuco, è privo di pungiglione e quindi senza nessuna possibilità di difesa, salvo la fuga. I fuchi sono completamente inattivi e quando la loro importanza cessa, perché ormai la regina è stata fecondata, si comincia a privarli dell'alimentazione. Poi le api operaie si liberano dei maschi, diventati oramai un peso ingombrante e inutile. La danza è la forma che permette alle api di comunicare informazioni su dove si trovano le fonti di cibo, riuscendo così a sfruttare fiori che si trovano anche a chilometri di distanza dall'alveare. Le api fanno una danza circolare quando trovano una fonte di cibo vicina. Quando i fiori si trovano a distanze maggiori, le api eseguono una danza chiamata danza scodinzolante. Dove l'ape si sposta tracciando un 8. Le api riescono a segnalare la direzione della fonte di cibo grazie a un codice basato sull'angolo tra la posizione del sole, la fonte di cibo e l'orientamento dell'8 disegnato tramite la danza.